Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Appena finita la partita all'Arena Garibaldi, Stadio Romeo Anconetani, dove Pisa ha perso per 1-0. Bene, io l'avevo già detto in tempi non sospetti che fondamentalmente noi dovevamo soffrire le prime tre partite, e così è stato. Abbiamo sofferto stasera perché manca una difesa. Quindi uno, un elemento in difesa, un elemento a centrocampo e un elemento barra due elementi, punte, due punte, almeno una di rilievo, una punta di rilievo ci vuole, e un'altra di accompagnamento. Torre Grossa è fortunato, quindi è entrato Marutan, bravo Marutan. Poi per il resto che dire, Coda ha fatto l'assist. E niente, poi siamo stati trafitti, fondamentalmente siamo stati trafitti da Ekuban e niente, e quindi hanno fatto praticamente quello ha fatto il Genoa, no? Poi comunque il Pisa è stato propositivo, sì, tutto quello che volete, però fondamentalmente nel primo tempo un Touré che non mi è piaciuto. È andato un pochettino meglio forse nel secondo, forse, ma alla fine non è stato incisivo, secondo me, insomma, troppi errori, non va così. Quindi ci vuole un centrocampo forte, perché giochi con un 4-3, 2-1, 1-2, insomma, 4-4-3, dipende da come li fa girare, perché Sibilli e Ionita li fa girare, Maran, ma non va così, non va fondamentalmente, ci mancano le punte decisive, incisive, non abbiamo quello, si vede, è un deficit. Ora poi, tra l'altro, è stato espulso Calabresi, insomma, di ammonizioni all'85esimo, quindi noi andremo su Tirol con Calabresi, non avevamo Calabresi, quindi sarà una difesa da rivedere di nuovo. Steves non si sa, è stato male, ma non lo so. Comunque Ras bene, Canestrelli così e così, un Beruatto che ancora non è il Beruatto dell'anno scorso, Mari bene, Nagy bene, Touré male, secondo me male. Poi ripeto, Unita Sibilli si davano il cambio, Torre Grossa è stato sostituito, come abbiamo detto, e poi è entrato Masucci. Comunque, perché alla fine poi Martinez ha parato, ha fatto due belle parate e hanno impedito il pareggio del Pisa alla fine. Così non va e niente, siamo a tre partite, un punto. Fondamentalmente, io l'avevo detto, per noi bene se inizierà il campionato inizierà con Sud Tirol, l'avevo detto, se andate a vedere il primo video io l'avevo detto anche in occasione del Brescia. Quindi se mettiamo giustamente tutte le reti subite dal Pisa siamo a 11, compresa quella del Brescia, se poi vogliamo togliere il Brescia siamo a 7 subite. Quindi, cioè, ora poi lasciamo perdere la prima, vabbè, ne abbiamo fatte comunque 3, 5, ne abbiamo subite 7, se andiamo a vedere sotto questo aspetto. Non va, il calciomercato si chiude fra 3 giorni, così non va, io penso che ormai sia sotto la luce di tutti, no? Sia sotto gli occhi di tutti, che così non va. Non va, quindi dobbiamo trovare rimedio, e un rimedio in fretta anche. Quindi per me ci vuole sicuramente uno di spessore in difesa, nell'attesa che rientri Caraccio, un centrocampista, perché Touré non mi sembra in condizioni, e poi dobbiamo trovare una punta, barra due, forse sarebbe meglio, comunque accontentiamoci di una, perché arrivato a questo punto io mi accontenterei almeno di una punta, almeno. Questa è la situazione, io basta, per questo video la finisco qua, la chiudo qua, non ho intenzione di dire altro, anche perché domani
ci sarà la trasmissione, noi siamo Neri Azzurri, quindi vi aspetto tutti domani in trasmissione. E niente, che dire più, niente, io domani non solo vi aspetto in trasmissione, ma vorrei anche una partecipazione di tutti, anche telefonica, così insomma anche per meglio vederla, insomma, con tutti, diciamo così, insomma, per dar modo di avere magari un po' più le idee chiare sulla situazione, che a me mi sembra non ci siano quest'anno veramente veramente dei problemi. Poi discorso che calcio mercato, i giocatori sono arrivati tardi, che tutto quello che volete voi, però così bisogna trovare una soluzione, ma una soluzione veloce. Io ricordo che se quest'anno perdiamo il trenino, non lo recuperiamo più il trenino. Faremo un campionato di alto, medio, alta classifica. Ecco, insomma, se tanto mi dà tanto, perché... Va bene, detto questo, vi rimando a domani alla trasmissione Noi Siamo Neri Azzurri. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto. E io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto. Il resto passa. A domani.